Secondo l'ordine del giorno, approvazione e variazioni di assestamento al bilancio di previsione. Diciamo che le principali variazioni sono al piano delle opere pubbliche, il piano delle asfaltature che passa da 15-16 mila euro a un totale di 65 mila euro, finanziate con 18 mila euro, oneri di urbanizzazione 46 mila euro, proprio per quella operazione sulla rinegoziazione dei mutui. Abbiamo una nuova opera rispetto a quelle preventivate all'inizio, che è di 4.000 euro, è derivato dal contributo del Fondo di solidarietà della CB, è un proprio intervento sulla strada che collega sotto la zona Tevere praticamente, che collega il comune di Osimo con il comune di Maligno. E lavori già realizzati, appunto un proprio intervento realizzati in settembre perché una frana aveva invaso la strada. Tra l'altro mi dice il sindaco di Maligno che purtroppo c'è stato ancora un po' di disagio di materiale, ma questa volta hanno fatto loro, insomma, ci siamo un po' divisi il compito. C'è un'altra variazione di bilancio in cui abbiamo finanziato l'acquisto dello spargisale. In previsione era finanziato con alienazione di aree, siccome non è stato venduto patrimonio e non abbiamo avuto la capacità di finanziare con la totale spesa della rata dell'acquisto dello spargisale per 5.203 euro, abbiamo finanziato con 3.195 alienazioni di aree, sì, ma abbiamo dovuto rimpinguare il capitolo con oneri di urbanizzazione per 2.008 euro. L'avanzo di amministrazione abbiamo restituito il contributo delle progettazioni alla regione e con i 22.000 euro trasferiti dall'azienda al comune con la restituzione di fondi a seguito del contributo straordinario della provincia di Brescia. Sono stati utilizzati per sistemare tutti i capitoli di spesa, i vari aggiustamenti che si fanno in questo periodo, proprio per arrivare alla fine dell'anno e non avere buchi scoperti sulle varie spese da fare. Questo sostanzialmente, cioè in sintesi c'è anche da dire che cerchiamo di controllare le spese. Vi assicuro dalla azienda proprio per non splafonare mai nessun capitolo di previsione. È logico che qualche sistemazione anche in questo periodo va fatta. Vi sono domande favorevoli? Immediate esecutività favorevoli?